Vi assicuro, il titolo non è clickbait. La notizia c'è e infatti fa discutere. Elon Musk ha sfidato Mark Zuckerberg in un incontro di cage fighting, ovvero in un incontro circondato da una gabbia metallica, stile molto WWE. Ma perché tutto ciò? Tutto è partito da una polemica sui social per quanto riguarda Threads, il nuovo social network a cui Meta starebbe lavorando, che dovrebbe essere il nuovo concorrente di Twitter. Elon Musk come ha risposto a questa polemica? Ha risposto che sarebbe pronto a un incontro dentro una gabbia, se lui lo è, con tanto di LOL. In una storia su Instagram, secondo voi come poteva rispondere Mark Zuckerberg? Ha risposto dicendomi dammi la location, cioè lui ha detto di sì, lui andrà a sfidarsi con Elon Musk. E Elon Musk ha risposto che sarà lo Octagon di Las Vegas, location dove si svolgono i combattimenti dell'Ultimate Fighting Championship. E quindi, quando è che questi si meneranno? Lo vediamo dopo la sigla. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia di come questi due ricconi si vogliono menare. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito, se siete nuovi di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci più in chiacchiere e andiamo a vedere quando è che questi qua si meneranno. Dunque, una data e un'ora non è stata stabilita, anche perché non si sa se le cose dette sui social saranno veramente poi fatte, cioè veramente questi qua si sfideranno, anche se devo dire che sarebbe l'incontro del secolo. Però diciamo questo diverbio sui social è accaduto, cioè su questo non abbiamo dubbi. Però se dovesse accadere, chi sarebbe il favorito? Elon Musk ha 51 anni e da quello che si dice è completamente fuori forma. D'altro canto, Mark Zuckerberg è più giovane, ha 39 anni, fa jiu-jitsu ed è molto atletico. Tra l'altro lui ha completato la Marf Challenge in meno di 40 minuti. Che cos'è mai questa Marf Challenge? È una challenge fatta in onore del tenente Michael Marf, caduto in Afghanistan nel 2005, che prevede, leggo testualmente, un miglio di corsa, 100 trazioni, 200 flessioni e 300 squat. È un altro miglio di corsa. E mica queste cose te le fai così, te le fai con addosso uno zaino zavorato con 9 kg di pesi. E a quanto pare questo era l'allenamento preferito del tenente Marf. Ora, per chi non lo sapesse, un miglio è poco più di 1,5 km, anzi sono 1,6 km, quindi 2 miglia di corsa con uno zaino in spalla con 9 kg di roba sono più di 3 km. Diciamo che Mark Zuckerberg sarebbe il favorito. Tuttavia, le persone glielo fanno presente a Elon Musk, anzi gli dicono di allenarsi perché Mark Zuckerberg fa anche jiu-jitsu, come vi dicevo poco fa, e Elon Musk risponde che non si devono preoccupare perché lui ha la sua mossa segreta, la morsa del trichego, mossa che, a quanto lui dice, è una mossa in cui lui si sdraia sopra il suo avversario e non fa niente. Au, te lo devi menare, non te lo devi trombare. Se questo scontro mai si avvererà, io prometto che ci farò una diretta su YouTube. Cioè, non ho mai fatto dirette, ma mi attrezzerò affinché possiamo vederci questo scontro insieme. E quindi, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. E quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo.